Un saluto agli amici di Mythical Snake. Allora, nei giorni precedenti avevo postato sul mio profilo Instagram una foto che ritraeva quello che è attualmente il mio desk setup provvisorio che mi sono creato qui al lavoro e lo potete vedere qua alle mie spalle. Un desk setup molto minimal e comprende una scrivania di colore scuro, il mio solito computer portatile HP 250 G4 che conoscete ormai già tutti, il display da 22 pollici di LG e il set tastiere e mouse wireless HK3910. Ecco, proprio di questo che voglio parlarvi, perché quel set tastiere e mouse wireless HK3910 è stato sostituito da lei, ovvero la tastiera Logitech K400 Plus. E non appena l'ho acquistata, sempre sul mio profilo Instagram, avevo postato una foto e vi avevo chiesto se volevate un video a riguardo. Mi avete detto di sì, il video è arrivato, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Sul canale, quando parlo di dispositivi del genere, parto sempre a parlare della confezione di vendita, che al suo interno non solo troviamo la tastiera Logitech K400 Plus, ma troviamo un set composto da due batterie in formato AA, ovvero batterie stilo, e la chiavetta USB wireless che ci consente di collegare la nostra tastiera ai vari dispositivi. Adesso passiamo a parlare di quella che è la tastiera. Come potete vedere, la tastiera è costruita completamente in plastica, ma di plastica quella dura, e porta con sé anche un trattamento oleofobico, ovvero antimpronta. È sprovvista di tastierino numerico, ma a sostituire il tastierino numerico ci pensa il touchpad integrato, che porta con sé i pulsanti destro e sinistro, e sulla parte superiore troviamo i pulsanti che ci consentono di controllare il volume, ovvero eliminare, alzare o abbassare il volume. Sulla parte superiore della tastiera è presente lo slide che consente l'accensione e lo spegnimento, e sulla parte posteriore troviamo un leggero rialzo, ovvero un'inclinazione che ci consente di scrivere nel miglior modo possibile, quattro gommini che consentono di tenere la tastiera ben ferma sulla base d'appoggio e vano batteria. Ecco, voglio parlarvi proprio del vano batteria, perché all'interno del vano batteria si nasconde una vera chicca che a me è piaciuta molto. Infatti, non appena andremo a togliere la copertura, all'interno della copertura possiamo ospitare la chiavetta USB wireless in modo da poterla trasportare facilmente e comodamente, e magari senza avere il pensiero che possa smarrirsi. Adesso parliamo un po' di come io mi sono abituato a questa tastiera. All'inizio ero un po' scettico, perché avendo un touchpad integrato credevo che non sarei riuscito ad abituarmi, invece non è stato così, è come se avessi un mouse vero e proprio. Infatti la tastiera, per quanto riguarda la scrittura, grazie alla sua leggera inclinazione posta sulla parte inferiore della tastiera, sono riuscito a scrivere anche per oltre un'ora, e credetemi, non ho avuto nessun tipo di fastidio. Ma la cosa bella che mi è piaciuta di questa tastiera è anche il feedback sonoro. Il feedback sonoro, che quasi non lo si riesce a sentire, è grazie alla sua conformazione interna a membrana, la pressione dei pulsanti è davvero molto molto morbida. Ma senza perderci in chiacchiere, voglio farvi sentire un po' il feedback e la pressione di questi tasti. Come avete potuto vedere, sia per quanto riguarda la scrittura e sia per quanto riguarda il feedback sonoro e la pressione dei tasti, questa tastiera Logitech K400 Plus per me al momento non ha ideali. Ma andando avanti, Logitech permette anche altre cose per quanto riguarda la chiavetta USB wireless, che grazie a quella chiavetta USB wireless noi possiamo collegare a se stessa fino a 6 dispositivi della stessa Logitech, che siano delle tastiere, che siano dei mouse o che siano dei tastierini numerici, e tutto avviene in modo completamente automatico non appena uno dei dispositivi è acceso. Logitech non solo è riuscita a sorprendermi per il lato hardware della tastiera, ma è riuscita anche a sorprendermi per quanto riguarda il lato software. Infatti Logitech mette a disposizione sul proprio sito il download del software che consente di personalizzare i vari ambiti della tastiera. Non appena l'abbiamo scaricato e installato, possiamo subito sbizzarrirci ad assegnare tutte quelle funzioni
ai pulsanti da F1 a F9 oppure impostare i pulsanti da F1 a F12 ed impostarli come funzioni standard. Oltre a questo possiamo personalizzare anche il touchpad e possiamo personalizzare tutte quelle funzioni che fanno parte del movimento, spostamento e puntamento del touchpad e magari, perché no, assegnargli anche delle gesture. Io però le tengo disattivate per comodità. Il lato software non finisce qua, perché all'interno del software è presente una funzione che, se attivata, consente di avvisarci a display ogni qualvolta che la batteria della nostra tastiera è quasi scarica. Ma non solo. Nella parte bassa del software, sul lato destro, sono presenti le icone che ci indicano lo stato residuo della batteria e lo stato di connessione del o dei nostri dispositivi Logitech collegati alla stessa chiavetta USB wireless. Ma credetemi ragazzi, io questa tastiera, non appena l'ho vista sullo scaffale del negozio, non ci ho pensato due volte, l'ho acquistata e l'ho pagata meno di 30 euro, ovvero 29,90. Qua in basso trovate il link direttamente ad Amazon, là dove potete avere tutte le informazioni che non sono riuscito a dirvi in questo video, e perché no, magari acquistarla. Beh, devo dire che per quanto riguarda questa tastiera, già come detto durante questo video, per me al momento non ha ideali. E credetemi, è entrata subito a far parte del mio desk setup provvisorio qui lavorativamente. Adesso sono proprio curioso di sapere la vostra sulla tastiera Logitech K400 Plus qua in basso nei commenti. E se vi è piaciuta, vi raccomando, lasciate tanti bei pollicini in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita e soprattutto condividete questi video perché aiutano molto il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto attivo, là dove vado a pubblicare tutti gli aggiornamenti di questo canale, proprio come ho fatto con la tastiera Logitech K400 Plus. I link per raggiungermi sui vari social li trovate sempre qua in basso nella descrizione. E già lo sapete, solito giorno, solita ora, noi ci vediamo qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao!